risultato vi lascia un po' di amaro in bocca. Sì, per il risultato, per come si era messa la partita, subito a fine primo tempo 2-0, sinceramente potevamo portare a casa i 3 punti, però loro hanno fatto, alla fine hanno fatto questo, diciamo, questo attacco, come lo vogliamo chiamare, a forza fascia, chiamiamolo come è, e hanno trovato questi. Secondo me ha fatto perno, il difensore è stato bravo, si è fatto un po' condizionare. E l'altro parlava anche con gli altri ragazzi, io siamo una squadra che secondo me soffriamo un po', perché io, Artistico, Miramontes, Catacchini, Chiambatti, e alla fine qualcosa gli devi concedere, perché giocano loro, giocano in casa e qualcosa hanno dovuto fare. Siamo però soddisfatti perché è un risultato positivo. Secondo me su quelle partite che prima di giocare metteresti la firma per un punto, no? Poi è normale, vedi 2-0, dici ma volevi 3 punti, però secondo me noi siamo soddisfatti e già siamo proiettati la partita di domenica. Forse non la garibaldina nel primo tempo, poi qualcosa forse fisicamente è venuto a mancare a voi, ma un po' a tutta la squadra. C'è stato così il ritorno veemente dell'Andria che ha pareggiato questa partita, qualche brivido nel finale, comunque come ricordavi tu, un punto da non disprezzare visti i tempi e visto anche quali problemi, dei soliti problemi di natura fisica che ha questa squadra, con tanti giocatori fuori per infortunio, anche qualcuno per squalifica. Sì, anche se secondo me se Pietro Baccolo fa il gol di testa, siamo qua a raccontare tutt'altra un'altra partita. È normale, secondo me Frosinone ha fatto un 60-70/5 minuti, secondo me, di grandi livelli. Primo tempo sicuramente, poi dopo, prima del gol abbiamo amministrato un po' la palla, ripeto, se Pietro Baccolo butta la palla dentro e poi loro hanno trovato questo gol subito e, ripeto, secondo me è solo da essere contenti, da metterci in tasca e da andare a casa a Frosinone. Un'ultima considerazione sul derby, la città già comunque cominciato a trovare un certo fermento già delle scorse settimane, adesso si entra nella settimana clou, come si sta preparando questo Frosinone? Vabbè, noi naturalmente viviamo la città, lo sappiamo, e sappiamo quanto la gente di Frosinone ci tiene nel derby. Altrettanto noi ci prepariamo, ripetiamo, guardiamo partita ogni partita. Ora è arrivato il momento di guardare il Latina e sappiamo che è una partita importantissima, sappiamo che è una partita dove non si può sbagliare, è una partita a sé, e sappiamo che dovremo fare un'ottima partita sia per il derby sia per il cammino del Frosinone. Ringraziamo Salvatore Aurelio, ci liberiamo. Davide, puoi fermare un attimo Salvatore Aurelio?